incredibile, incredibile. Credo che ci fossero circa 3 o 4 mila persone nella piazza, qualcosa di meraviglioso, di assolutamente fantastico, per dimostrare quanto Firenze ami questo film, ami Leonardo Fieraccioni, e a Leonardo va un saluto, un applauso grandissimo, ma lui e lui. E allora accogliamolo con un grande applauso, signore e signori, Sergio Fortuny! Qualche attore viene definito un caratterista, non è vero, sono degli attori straordinari, lui è un attore straordinario, strepitoso, e il Ciclone è soltanto un episodio della sua grande carriera, però il Ramato mi è rimasto nel cuore. E quindi si merita. Ci sono delle frasi, delle cose meravigliose. Grazie, io perché non è che ci sono più voi. Ho fatto solo io il Ciclone, anche qui in sala c'era anche un altro certo, e quanti, 20 giorni fa, allora devo dire c'era tanta di quella gente nella piazza di Stia che non c'entravano, allora quelli che sono arrivati dopo si sono attaccati alle grondaie e hanno visto la strada del Grigio, ma è una cosa incredibile, come è stato incredibile Piazza Santo Spirito l'altra sera. Senti Sergio, ti faccio una domanda. Girando il Ciclone, c'è qualcosa di particolare che ti è rimasto impresso e che ricordi con particolare simpatia? Ma senti, io le scene del Ciclone le ho girato e ho visto anche gli altri e le sono tutte, non ce n'è stata una scena particolare, insomma, ecco. Sono state tutte... Un episodio, qualcosa? Un episodio? Sì, no, cioè... Devo dire questo, sì. Una sera dove insomma c'era un po' di disagio, sì. E alle 4 la mattina eravamo in notturna e che non si andava avanti perché uno c'era messi 18 ciacche abbiamo fatto. Però a un certo punto andiamo a letto, si riprende domani. Però questa sera fa nome e niente. No, ci mancherebbe. Però ecco, lì c'è stato un momento che non si va. Non si va adesso. Ma perché, non impara la faccia? Eccoci. Non Ramato, E allora, consegniamo questo premio dalle mani di Riccardo Melini a un grande attore che è Sergio Fortuny.